Ciao amiche ed amici, benvenuti sul mio canale YouTube. Non sto lavorando molto in questo periodo, lo sapete, vi ho già spiegato i motivi. Tra l'altro ho anche una spalla che mi fa male, quindi non posso, devo risolvere un pochino il problema, altrimenti tante cose non le posso fare. Però, come vedete, ogni tanto il pane lo faccio sempre e quindi ogni tanto mi metto sotto anche a editare e a creare un video per voi. Quindi adesso seguitemi in questa ricetta. Allora, facciamo questo pane impastato a mano con queste farine, una semi-integrale, una farina di tipo 2 e un po' di integrale. Ci metterò i licoli, questo è il licoli che ho rinfrescato qualche ora fa, 3-4 ore fa all'incirca, e procedo. Ho preparato l'acqua, vediamo di farlo un pochino bello idratato. Quindi ce la butto dentro, ci butto una buona parte di acqua, così semplicemente con un cucchiaio giro, ne metto ancora. Ok, poi vediamo, ne ho preparata 420 grammi, però se ce ne vuole altra ce la metto. Infatti, come vedete, ne assorbe anche di più sicuramente. Ok, giro ancora un pochino così, la bagno tutta, dopodiché ci verso il licoli, lo peso perché qui non mi ricordo quanto era, lo peso e metto la dose giusta, che sono all'incirca 90 grammi. Finisco di mettere l'acqua, giro ancora un pochino così con il cucchiaio, metto ancora l'acqua e ne aggiungo di acqua, poi ne metterò ancora 20 grammi perché vedo che ce ne vuole un pochino di più, lo faremo idratato, non è all'80 ma insomma sicuramente superiore ai 75 perché abbiamo usato i licoli che è appunto più idratato della pasta madre solida. Quindi continuo così con il pugno, impasto così, lo sto facendo con il sinistro perché ho il braccio destro che mi fa male. Piano piano diventerò anche mancina se non risolvo il problema. Ho messo anche il sale, come avete visto, ci ho allungato un po' d'acqua e continuo in questo modo ad impastare. Bene, ho fatto riposare una mezz'oretta l'impasto, così grezzo com'era, e poi ecco, mi bagno un pochino la mano con un po' o di acqua o di olio e vado a fare dei giri di pieghe in questo modo. Come vedete è abbastanza morbido, però poi farò un altro giro e vediamo di riprenderlo un pochino. Ecco qua, ho preparato anche un altro recipiente, poi lo metterò qui, questo è trasparente così posso seguire bene la lievitazione. Quindi proseguo con un altro giro dopo aver aspettato mezz'ora, sempre almeno una mezz'ora tra un giro e l'altro, ecco qua, e me lo trasferisco in quest'altra ciotola, soltanto perché posso vedere bene sotto la lievitazione, altrimenti potete lasciarlo benissimo dove era. Ecco qua. Piego così e adesso, scusate questi rumori di sottofondo,
lo copro così e lascio lievitare almeno 4 ore. Allora, adesso giro l'impasto sul piano di lavoro. Come vedete è molto, molto morbido, l'ho tenuto a temperatura ambiente a fare la prima lievitazione. Adesso lo giro, è morbidissimo, ma questa è un po' la caratteristica della farina integrale, perché la 2 comunque è una semi integrale. E poi ci ho aggiunto l'integrale. Adesso vedete un po' appiccicoso ancora, faccio il primo giro di pieghe, le classiche pieghe a 3 per far riprendere un pochino l'impasto. Ecco qua. Questo passaggio lo sto facendo di sera in modo che poi il filone di sera anche tardi, e una volta formato il filone lo faccio un passaggio in frigo. E faccio un altro giro, qui sto facendo un altro giro. Vanno bene in questo modo, procedendo sempre così, tre giri di pieghe con l'intervallo sempre di mezz'ora tra l'uno e l'altro. Ok. Come vedete l'impasto è molto molto morbido, forse ho esagerato anche con l'acqua, le farine integrali hanno bisogno di più tempo per assorbire l'acqua, l'assorbono, ma comunque più lentamente delle farine più raffinate. Adesso vado a formare il filone in questo modo, io sempre con il filone, però se volete portate tutti i lembi al centro e formate una pagnotta. Vediamo cosa ne esce fuori di questo impasto, perché lo vedo che appiccica un pochino. Però vediamo il risultato finale. Lo chiudo per benino in questo modo e poi lo metto dentro un cestino. E lo appoggio in frigo. Calcolate che è tardi, diciamo che è tardi perché sono le 10 di sera, le 22, e quindi in frigo starà tipo 6-7 ore, perché la mattina poi lo tirerò fuori e lo lascerò acclimatare. Quindi lo chiudo bene. Metto ancora un po' di semola, copro con il telo, lo infilo dentro una busta di plastica ben chiusa e poi in frigo. Ci vediamo domani. Allora, eccoci qua, l'ho tirato fuori dal frigo. Mamma mia, morbidissimo. E lo lascio giusto il tempo per far scaldare bene il forno, porto il forno a temperatura 250 gradi. Questa volta metto soltanto uno spruzzo di vapore perché lo vedo abbastanza umido l'impasto, quindi metterò soltanto uno spruzzo di vapore. Quindi l'ho capovolto sulla carta forno, sulla pala. Nel frattempo la teglia che è in forno si sta scaldando per benino. Credo che non farò il taglio perché è troppo morbido, lo farò dopo, ecco qua, vedete, dopo 10 minuti che sta dentro, che sopra già comincia leggermente ad indurire, apro un attimino e velocemente faccio tre tagli trasversali così, come questi. Bene. Il forno come al solito 250 gradi per 20 minuti, poi vado
scalare ogni 15 minuti fino a 200 gradi, gli ultimi 10 minuti, 10 minuti alla fine a spiffero 180. Dopo un'ora taglio. Eccolo qua, sentite com'è croccante all'esterno, dentro rimane morbido perché l'integrale è così. E guardate, anche essendo un impasto fatto a mano, quindi senza impastatrice, direi che è venuto abbastanza bene. Posso ritenermi soddisfatta, ma penso che poteva venire anche meglio. Diciamo abbastanza soddisfatta. Ok, un saluto a tutti, vi ringrazio per la visione. Se vi va, condividete il video e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Ciao a tutti, ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao.